tutti, eccoci ritrovati per una nuova video ricetta. Oggi parliamo di pan di Spagna, tutti i consigli utili per avere questa base da pasticceria perfetta. Allora, partiamo dagli ingredienti come al solito. Gli ingredienti del pan di Spagna sono 4: uova, sia intere che tuorli. Le uova, ricordatevi di tirarle sempre fuori un pochino prima. Devono essere a temperatura ambiente, quindi se siamo nella stagione invernale tiriamole fuori almeno un'oretta prima dal frigorifero, mentre se siamo in estate anche una mezz'oretta va bene. Zucchero semolato e farina 00 e fecola di patate. Anche in questo caso non ci vuole nessun tipo di lievito, né di birra, né il baking quello in polvere, e soprattutto setacciamo sempre tutti i farinati. Quindi in questo caso farina e fecola, ma se voleste fare una pan di Spagna con del cacao, della cannella, setacciatelo sempre, perché in questo modo iniziano ad incorporare aria. Partiamo con la nostra ricetta. Anche in questo caso utilizzerò una planetaria con la frusta, non il gancio, perché vogliamo montare il composto. Se a casa non avete una planetaria potete usare benissimo uno sbattitore elettrico, quello con le fruste solito. Partiamo dalle uova, le uova le versiamo nella bacinella, sono sia uova intere che tuorli, e a cui aggiungiamo lo zucchero. Montiamo la macchina e, a differenza della frolla che vuole andare piano, in questo caso, nel caso del pan di Spagna, aumentiamo la velocità costantemente. Allora, come facciamo a capire se il nostro pan di Spagna è pronto? Perché il colore diventerà molto più chiaro rispetto a quello di partenza, come potete vedere è quasi biancastro, e il volume raddoppia, quindi abbiamo una consistenza molto più spumosa, vedete? Lo potete capire anche perché nel momento in cui la frusta gira, vedete che inizia a formare le varie righe, i vari segni, e non spariscono subito. Questo è altro indice che il composto è pronto e ben montato. Allora, prima di fare questo passaggio voglio dirvi una cosa molto importante, cioè accendete il forno a 180 gradi, possibilmente ventilato, altrimenti anche statico va bene, prima di iniziare a montare le uova. Il pan di Spagna deve essere infornato nel momento subito dopo che si è finito di colarlo nello stampo. Quindi, detto ciò, iniziamo a incorporare le farine. Come ho detto prima, sono state setacciate, le incorporiamo a mano con un leccapadelle, poco per volta, in questo caso lo facciamo in due volte, avendo l'accortezza di fare un movimento dal basso verso l'alto e contemporaneamente girando la bacinella. Questo ci serve per non smontare il composto, ma per rendere sempre bello spumoso, incorporare altra aria e soprattutto evitando la formazione di grumi. State molto attenti a formare grumi, andate proprio fino in fondo alla bacinella e continuate sempre a girare. Uniamo l'ultima parte. Vedete che la farina e la fecola non affondano dentro il composto, questo sta a significare che è ben montato. Nel caso in cui abbiate una ricetta di pan di Spagna e non volete provare la mia, che prevede l'utilizzo del burro, ricordatevi sempre di incorporare il burro fuso a una piccola parte del vostro composto. Quindi prendete due mestolate di composto, lo aggiungete ad una bacinella, aggiungete il burro e, una volta che è ben incorporato, lo reincorporerete al composto primario. In questo modo evitate di smontare tutto il composto, perché il burro, essendo un liquido pesante, vi smonterà il composto. Ok, abbiamo incorporato tutte le farine, vedete che il nostro composto è ancora bello denso. Oggi vogliamo fare una tortiera a cuore per cambiare, per fare qualcosa di diverso tra la classica tortiera tonda. Vi consiglio di usare sempre una tortiera con l'anello, con i bordi apribili, di materiale antiaderente. Potete imburrare il fondo e i bordi della vostra tortiera con del burro fuso
o comunque con dell'olio d'oliva. Questo aiuterà a far staccare il pan di Spagna. Iniziamo a deporre il nostro composto all'interno della tortiera. Non arriviamo mai al bordo della tortiera, ma ci fermiamo sempre a metà stampo, in questo modo, perché poi considerate che cresce. Ok, abbiamo infornato, ripeto, 180 gradi per 30 minuti. Cosa molto molto importante è che il forno sia già a temperatura e che voi non apriate mai il forno prima dei 15-20 minuti. Okay, perché in quel frangente di tempo iniziano a svilupparsi tutti i vapori che fanno crescere il vostro pan di Spagna. Aprendolo prima abbattete, togliete il vapore, quindi il pan di Spagna diventerebbe molto basso. Ok, quando sono passati 30 minuti, il nostro pan di Spagna chiaramente nello stampo sarà bollente. Aspettiamo su e giù 5-6 minuti e lo capovolgiamo su una griglia. Se non avete questo tipo di griglia potete usare benissimo quella della pizza, quella da forno, del vostro forno. Questo si fa in modo tale che la parte sottostante del pan di Spagna possa areggiare e possa raffreddare molto più velocemente più omogeneamente. Far raffreddare il pan di Spagna in questo modo è molto molto importante, altrimenti il vapore acqueo che c'è all'interno del nostro dolce tenderà a comprimere la base, quindi farla diventare sempre più bassa e più gnocca. Lo lasciamo così fino a che non è completamente raffreddato. Dopodiché lo impellicoliamo e lo possiamo conservare in frigorifero fino al giorno dopo. Vi consiglio sempre di fare il pan di Spagna il giorno precedente a quando dovrete fare la torta. Questo permette al pan di Spagna di stabilizzarsi completamente, anche perché se voi andate a tagliarlo in questo momento si sbriciola veramente tanto e necessita sempre di una quantità maggiore di bagna e risulterebbe molto pesante. È molto sfaldabile, quindi vi consiglio sempre di conservarlo una giornata in frigorifero e utilizzarlo il giorno dopo. Se vi accorgete di aver fatto una dose di pan di Spagna eccessiva, quindi vi sono venute due forme e una non la utilizzate, potete conservare il pan di Spagna anche in freezer per 5-6 giorni senza nessun problema. Questo è tutto, grazie per la vostra attenzione. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Ciao!